Grande fratello VIP, l'eliminato ed i nominati. La seconda puntata del Grande Fratello VIP è stata davvero carica di emozione e di tensione. Alfonso Signorini ha messo sotto torchio i concorrenti. Pochi minuti prima della diretta, nella casa del Grande Fratello VIP, è avvenuto un litigio al vetriolo tra Valeria Marini e Mariana Rodriguez. La bravissima Ilary Blasi, infatti, appena si sono accese le luci delle telecamere, ha mandato in onda il filmato nella quale mostrava la discussione avvenuta tra le due. Mariana sosteneva che Valeria si era impossessata di ben due specchi per truccarsi, mentre l'altra negava e spiegava le sue ragioni. In diretta Alfonso Signorini ha chiesto delucidazioni alle due VIP, ma le donne hanno sminuito l'argomento. L'opinionista, non contento, ha punzecchiato le due signore per riuscire a estrapolare qualche verità in più. La conduttrice, successivamente, manda in onda anche i filmati dei coinquilini, dove vengono ripresi anche nei loro momenti di malinconia. Andrea Damante soffre la mancanza della sua fidanzata Giulia De Lelis. Pamela Prati, essendo reclusa nello scantinato, ricorda dello stato disagiato nel quale è vissuta da bambina. Ilary chiede in diretta ad Andrea se sente la mancanza della sua fidanzata e lui, commuovendosi, risponde di sì. A proposito di questo, la Blasi, dopo aver visto un filmato nel quale Damante all'interno della casa metteva davanti a Bosco e a Pamela Prati che la sua fidanzata aveva avuto un piccolo ritardo, chiede in studio alla diretta interessata se la notizia è vera. Giulia De Lelis, in maniera molto diretta e composta, ha risposto che se è incinta lo dirà direttamente ad Andrea Damante. La conduttrice chiude ufficialmente il televoto e poco dopo legge il verdetto dei telespettatori. Le prime due che si salvano sono Alessia Macari e Mariana Rodriguez. I due che rischiano di uscire dalla casa del Grande Fratello VIP sono Costantino Vitagliano e Pamela Prati. Ilary fa vedere a Pamela un video nel quale Mariana Rodriguez parla molto male di lei. La sarda, a questo punto, conferma ancora una volta che vuole andare via dalla casa, ma Alfonso le dice chiaramente che se va via lei, i telespettatori perdono un personaggio importante, quindi la esorta a resistere ed a combattere. A questo punto, Pamela, riferendosi ai commenti fatti da Mariana Rodriguez, dice in diretta che lei non può permettersi di giudicare visto che non la conosce nemmeno, ritenendo che l'umiltà è un vestito che si deve portare sempre. La signora Totti frizza tutti tranne Valeria Marini. La showgirl deve andare davanti alla sua amica Pamela e dirle che cosa pensa di lei. La bionda dice parole toccanti alla sua amica, tanto che scivolano ad entrambe lacrime di commozione. Il primo ad essere eliminato dalla casa del Grande Fratello VIP è Costantino Vitagliano. L'ex tronista di Uomini e Donne se lo aspettava. Successivamente la conduttrice chiama in confessionale Clemente Russo per chiedere spiegazioni sul termine friariello, che tanto aveva ferito Bosco. Durante la settimana infatti il pugile aveva voluto soprannominare Bosco come friariello, gay, ma il povero spagnolo ha saputo solo in un secondo momento che il significato era ben diverso da quello che gli aveva detto Clemente. In confessionale il pugile ha cercato di giustificarsi, mentre Bosco era fuori che vedeva la scena e piangeva come un bambino fragile. Anche Signorini non ha risparmiato anche di criticare la maniera poco carina per come Russo ha etichettato Bosco. Clemente ha chiesto scusa in diretta a Bosco ed anche a tutti i gay. Parte la prova dei coinquilini che si dividono in squadra rossa e blu. I concorrenti devono passarsi, solo con l'uso della bocca, 10 pietanze. Vince nuovamente la squadra rossa, quindi la blu deve ritornare nello scantinato. Alessia Macari confessa davanti a tutti di essere attratta da Stefano Bettarini.
Andrea Damante e Clemente Russo si sfidano in un duello e l'ex tronista vince la battaglia. Costantino Vitaliano arriva in studio e rivela che gli altri coinquilini hanno iniziato a giocare subito, mentre lui è rimasto reale. I nominati di questa settimana sono Antonella Mosetti e figlia, Pamela Prati, Alessia Macari e Mariana Rodriguez. Andrea Damante, essendo il vincitore del duello, può salvare uno dei nominati. L'ex tronista decide di salvare le due Mosetti. Asia, appena scopre di essere stata salvata, salta addosso al Damante, ringraziandolo. Secondo voi, come la prenderà Giulia De Lellis? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.